Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come visualizzare il segnale RSSI nell'OSD di Betaflight con la FlySky FS-I6X. Per prima cosa dobbiamo installare il custom firmware sulla radio. Per questa operazione ci servirà il cavo dati fornito insieme all'I6X. Scarichiamo il firmware aprendo il link che trovate in descrizione. Una volta scaricato il file, estraiamo l'archivio e cancelliamo il file zip perché non ci serve più. Colleghiamo il cavo dati alla FlySky ed al PC. Adesso accendiamo la radio. Andiamo in System e scendiamo verso il basso fino a trovare Firmware Update. Quindi lo selezioniamo. Clicchiamo OK. Poi Yes. Andiamo nella cartella che abbiamo estratto prima e clicchiamo questo file. Partirà l'aggiornamento. Una volta terminato il processo, il nuovo firmware è installato. L'interfaccia della FS-I6X rimane invariata, tuttavia adesso vengono inviati in automatico i segnali SNR ed R, che indicano la forza del segnale della ricevente, appunto l'RSSI. Dopo aver fatto l'aggiornamento è necessario effettuare di nuovo il bind della ricevente, perché la memoria della radio viene resettata. In descrizione trovate il mio tutorial su come fare. Adesso avviamo Betaflight per configurare la ricevente. Dopo aver settato il tab port e configurazione con le impostazioni adatte alla nostra ricevente e al nostro quad, andiamo nel tab receiver. Come notiamo, abbiamo l'AUX 7 e l'AUX 8 con il valore 2000. In questi canali passa il segnale RSSI. Ora, in RSSI channel, scegliamo l'AUX 7. Consiglio di scegliere l'AUX 7 in quanto tiene traccia del valore SNR, che è più preciso del valore R che è tracciato dall'AUX 8. Per concludere non ci rimane altro che andare nel tab OSD e attivare il valore RSSI. Clicchiamo su RSSI Value. Poi possiamo spostare il valore e posizionarlo dove preferiamo. Tutte le configurazioni sono concluse, adesso siamo in grado di visualizzare l'RSSI negli occhiali. Questo era il mio tutorial su come visualizzare il segnale RSSI nella radio FlySky FS-I6X. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.